Buongiorno, riprendono finalmente le avventure del nostro viaggio alle Maldive. Qui ci troviamo al Doani Guest House sull'isola di Kendo, nell'atollo di Ba, a circa 2 ore di motoscafo dalla capitale, Malé. Prima di iniziare, alcune comunicazioni di servizio. 1. Come vedrai, questo nuovo video sarà differente dai precedenti. Dato che sono in estremo ritardo con il montaggio, e me ne scuso, provo una strada nuova, quella di condividere i video senza tagli e senza filtri. Potrei dirti che solo così potrai assaporare ogni sfumatura, ogni sguardo, ogni luogo, ma il motivo non è proprio 2. questo. Se è la prima volta che guardi un nostro video, spero che ti possa essere utile. Il nostro obiettivo è di condividere tutto ciò che noi non abbiamo trovato prima di partire. Organizzare un viaggio alle Maldive a basso costo, a contatto con le persone locali e soprattutto con 2 bambini non è facile. Le Maldive sono principalmente un luogo per coppie. Quasi tutte le strutture hanno piccole stanze con un letto matrimoniale, ma con difficoltà qualche bel posticino lo si riesce a trovare, come questo. Buongiorno, pronti per la colazione? Diciamo che è più veloce fare il giro dell'isola che ricevere la colazione. Cosa abbiamo ordinato, Giorgia? E lei è Giorgia, ha 11 anni e ama cucinare. Di cui non mi ricordo il nome. Mustumi. È sempre un altro tipo di mustuni, da quanto ho capito, perché credo di aver compreso che il mustuni è composto, diciamo, da questa situazione più un riso? No, non è riso. No, non è riso, ma è tonno. Comunque Forse una fosse parte tonno contenuto. con qualcos'altro. Sì, solitamente c'è cipolla, ma abbiamo chiesto di averlo senza cipolla e oggi invece assaggio questa variante. Mentre per gli altri, questo è il Continental e questo qui è il French Toast, che è praticamente identico, ma questo pare sia fritto. Nel burro, Fritto credo. nel burro. Allora, tra il mustuni che ho provato ieri, cioè questo, Con la frittata. e questo, secondo me è più buono questo. Cari amici, vediamo come ho fatto. Andiamo? Anzi, no, no, andiamo di qua, che passiamo vicino alla scuola. Ok. Subito dietro la nostra guest house, a circa 500 metri, c'è l'unica scuola dell'isola. Kendu è molto piccola, ma ci vivono moltissime persone. Ogni mattina, ragazze e ragazzi di ogni età si dirigono in classe, ma prima di entrare, si dispongono tutti nel piazzale per l'inno nazionale. Vanno tutti a scuola. Sì, e poi a destra. Noi continuiamo verso destra per raggiungere l'unica spiaggia attrezzata e accessibile ai turisti in costume, la Bikini Beach. Comunque vanno a scuola più tardi praticamente. Che sono le... Che ore sono, le 10? Abbiamo appena capito che questo qui è il cimitero, perché in mezzo all'erba si notano almeno delle tombe. Lui è Matteo. Ha 5 anni ed è un freelance all'asilo. Salam aleikum. Salam aleikum. Sai cosa vuol dire salam aleikum? Vuol dire ciao. Destra. Ok, ci siamo. Questa è la Bikini Beach e qui possiamo stare in costume. Ma potevo stare in costume.
Ok, devo tornare in guest house per prendere una maglietta per Matteo, se no si brucia. Fa veramente tanto 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 caldo e così approfittiamo per esplorare un po' Kendu che non abbiamo ancora avuto modo. Gli abitanti di Kendu sono tutti molto gentili. Ovviamente ci sono pochissimi turisti qui, perciò ti guardano sempre un po' in modo sorpreso, ma basta salutarli e fanno un bel sorriso. Queste qui sono praticamente le nostre panchine, sono delle reti dove ci si siede. Ok, maglietta recuperata, si torna subito in spiaggia, per quanto passerei ore a girare e osservare tutto quello che fanno i locali. Eccoci tornati alla Bikini Beach per consegnare la maglietta a tutti i testimoni. Intanto cerca Matteo per mettergli la maglietta. Dov'è? Eccolo. Scegliere di soggiornare in una piccola isola abitata da maldiviani invece che in un lussuosissimo resort ti offre l'opportunità di immergerti nell'anima autentica di questo luogo. Certo è che non puoi arrivare qui stanco, stressato e distrutto dal tuo lavoro. Hai bisogno di essere leggero e spensierato per poter vivere appieno il momento. Questa scelta non è solo un soggiorno, è un viaggio intimo e poetico nel cuore delle Maldive, dove ogni gesto e ogni incontro raccontano una storia che va oltre la superficie. E lei è Eleonora, mia moglie, la mia compagna di viaggio. Non posso dirti l'età per ovvi motivi. Ah no, 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 non si dice l'età di una donna. Si occupa di campagne pubblicitarie Google Ads e da diversi anni è una nomade digitale. E questo sono io, il narratore di questa storia. È caduto il cellulare. E quelli sono loro, che vanno in un lussuoso resort. Questo non so che pianta sia, però ha già messo radice. Vado a sbirciare che cosa fa quella signora laggiù. E nel mentre... credo che anche lei pulisca le canne. E non sono canne, ma sono foglie della palma. Qui è veramente stupendo.
si trova un po' di tutto. Anche tipo una sega. Invece cosa hai fatto alle Maldive? Ora provo a regalare questa sega che ho trovato lì sugli scogli alla signora che sta pulendo lì le foglie e vediamo cosa succede. Salam aleikum! No? Niente, la signora ha detto che non se ne fa nulla. Vediamo se serve a qualcun altro. Andiamo a vedere a loro. Salam aleikum. Salam aleikum. Ok, allora è piaciuta. Allora, spesso sulla spiaggia c'è sporcizia o perlomeno cose portate dal mare, però stavo guardando che finalmente puliscono un po'. Matteo è di nuovo sparito, andiamo a vedere dove. Qui adesso c'è la bassa marea. Cambiato completamente lo scenario da questa mattina. Ecco che torna Giorgia. Cosa hai visto? Una tartaruga. Veramente? Sì. Ma no, quanto sì. Era grande? Così. La... E si faceva avvicinare? Sì, l'abbiamo seguita tipo fino quasi al porto. Devi dirlo a Giulio che lui la stava cercando in tutti i modi. Giulio è un altro bambino italiano dell'età di Matteo. Sono gli unici due mini turisti sull'isola. Non facevo più io. Perché nuotare con la corrente, ok, ma controcorrente poi non ce la fai più. Eh sì. Bello, sei contenta? Ora è il momento della preghiera. Si sente... forse poco. Ha appena fatto cadere questa enorme foglia, ora ne fa cadere un'altra. Ok, ci sta riprovando con un'altra foglia di palma, deve agganciarla, rotolarla e tirarla giù. E non è così semplice. Ok, ci sembra ci sia riuscita. Ah, no! Si è staccata. Ecco il cocco. Bella. Ti puoi mangiare? Sì, sì, l'ho solo pulito. Cocco, buonissimo. La prossima volta ricordiamoci di mettere in valigia un macete. Non so se i controlli te lo passa. Ma sì, gli spieghiamo. Apri il cocco. Guardate, ciccioli. Cocco, l'hai aperto. Spettacolo. L'ho aperto a mani nude. Non è vero, non sono stato così. Mio Dio, che buono. Tu cosa hai trovato?
Ok, vediamo cos'altro sta succedendo. Cazzo. Wow, non mi dà l'acqua. Thank you very much. Ma adesso non so se lo faccio per la mamma. Ho visto che aveva in bocca una cosa che sembrava una buccia di mandarino, ma non credo, una cosa rossastra. La infilavano nelle buche delle canne dei granchi, aspettavano che il granchio uscisse e poi lo mangiavano. E i corvi sono veramente, veramente intelligenti. Ma non per me. Beh, meno male. Sono le 6, le 18. È tramontato e beh, e quindi torniamo in guest house. Cioè quel granchio lì mi ha appena attraversato davanti ai piedi. Ora il gatto, ma i granchi e i gatti vanno d'accordo, come non interagiscono fra di loro? Non ho idea. Poi mi ha attraversato tutto giù, vai, andiamo. Ma lì lo possiamo dire nella loro lingua, quindi lì sarà nel letto in arabo, come quando qualcuno viene da te, metti che un francese ti viene a trovare, ti può dire hello e tu capisci perché in inglese, oppure se ha studiato l'italiano ti dice ciao. E così è uguale per noi, se non sappiamo quella lingua gli diciamo hello in inglese, che va bene sempre, se no glielo diciamo nella loro lingua. Hai capito? Andiamo in Spagna e diciamo hola. Matteo, hai capito? Se non hai capito, devi dire che non hai capito. Non che dici che hai capito, poi non hai capito niente, hai capito. È nuovamente l'ora della preghiera. Ed ecco qui, all'improvviso giri l'angolo e un parco giochi. Cos'è? Ha detto che pausa, non so cosa è la palla. Ma non è vero. Sì, guarda, ma che c'è un mini campo da calcio, c'è un cotto. È bellissimo questo. Ma io non gioco con un cocco. Ma quello che cosa è? L'ho finito qui, fa no. No, era un po' fuori. È quello che è rimasto fuori. C'è casa. Non ci credo, c'è anche Netflix. Bene, che si mangia questa sera? Sono tutti piatti diversi. Allora, i miei sono mixed noodles. Matteo ha del riso col tonno. Giorgia ha un bank qualcosa. Allora, facendo il punto della situazione, questo è molto buono con i noodles, promosso anche da Giorgia. Questo è buono, ma meno buono di quello. E qui come siamo messi? Sono tutti buoni. E te, Matteo? Questo non mi piace. Ma come no? Lo stai mangiando? Questa semplice giornata alle Maldive si conclude così, proprio come era iniziata. Le strade non sono particolarmente illuminate, gli abitanti vanno a letto presto per alzarsi giustamente con le prime luci dell'alba e godersi così una nuova stupenda ma semplice giornata qui a Kendu. Spero che questo nostro video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti possa essere stato utile. Se hai intenzione di organizzare anche tu un viaggio di questo tipo con i tuoi figli, fallo, perché come diciamo sempre, la vita è una e una sola e deve essere vissuta nel migliore dei modi. Thank you.